Invito a parlare Nicola Capone, che ci parlerà del diritto d'uso civico e collettivo in una prospettiva costituzionale, e faccio una brevissima parentesi. Tutte le persone che parlano a questa tavola rotonda, me compresa come moderatrice, hanno effettivamente partecipato alla stesura delle delibere. Lo abbiamo fatto ovviamente con delle modalità, come dire, naif, nel senso che il Comune non si è ancora dotato di strumenti partecipativi, come dire, oggettivi, però chi sta parlando, tutte le persone che stanno parlando, hanno anche fatto praticamente parte di questo processo. E volevo ricordare una cosa, sentendo parlare oggi il professor Rodotà di beni comuni, mi veniva in mente il fatto che questo istituto non è estraneo a questi temi. Era il 2006 quando, con le assise di Palazzo Mariano e con una relazione di Alberto Lucarelli, che poi è stato il primo assessore ai beni comuni della città di Napoli, lanciammo letteralmente il tema dei beni comuni intorno alla questione dell'acqua. Il Comune ha poi continuato su questo percorso. Carmine Piscopo ha ben delineato lo sforzo che l'amministrazione ha fatto per rimettere in discussione un modello. Ecco, però Anna lo accennava, i soggetti presenti stasera non sono, sono interdipendenti, cioè tutto quello che stiamo sperimentando qui a Napoli, seguendo i lavori della Commissione Rodotà, l'Assemblea Costituente dei Beni Comuni e tutto il lungo percorso e la battaglia referendaria, vede insieme collegati tre soggettività che hanno cambiato segno dall'interno. Ecco, quando noi da Napoli nel 2012, nelle assemblee all'ex asilo Filangieri, da cui questa idea di collegare gli usi collettivi ai beni comuni fu per la prima volta lanciata, io mi ricordo le riserve che furono sollevate. Quali riserve erano sollevate allora? Si opponevano una nuova categoria dei beni, cioè appunto i beni comuni, a tutti gli altri, cioè ai beni privati, ai beni pubblici. Dov'era secondo noi l'errore teorico nell'opporre categoria a categoria? Il primo, di assumere come un dato di fatto la proprietà borghese come il modello proprietario intangibile. Ecco, la modernità invece, a guardar bene, ci dice che proprio intorno al tema della proprietà è continuamente attiva una lotta, anche feroce, anche tragica, di bisogni diversi. E allora seguire la strada che sembrava la più semplice, cioè ripensare e rimodulare una nuova categoria di beni da opporre a quelli già esistenti, secondo me rappresentava in quel momento una scorciatoia che ci rendeva le cose troppo facili. Andava invece, a nostro parere, ripensata la proprietà dall'interno, innanzitutto proprio dal tema della proprietà pubblica, perché guardate che la proprietà pubblica nella Costituzione non sta come un elemento descrittivo, non è che il Costituente descrive i vari tipi di proprietà associando l'una all'altra, proprietà pubblica e proprietà privata. Quando introduce nella Costituzione per la prima volta il termine proprietà pubblica, sta mettendo accanto alla proprietà privata un nuovo tipo di proprietà. Punto primo. Punto secondo, tutto il tema della proprietà è tolto dalla prima parte della Costituzione, cioè dai diritti fondamentali, e messa nella parte relativa ai diritti economici. Questo che significava? Che tutta la proprietà perdeva il centro della scena politica, veniva relativizzata, veniva marginalizzata e nello stesso tempo veniva ridiscussa. Quando Saverio Giannini dice che la proprietà pubblica ha un valore non descrittivo ma polemico rispetto alla categoria borghese di proprietà, stava dicendo che noi nella Costituzione abbiamo il dovere di ripensare la funzione della proprietà, che non può essere più la proprietà che esclude, ma una proprietà che è utile alla realizzazione di determinati fini. Questi fini, le ha ben detti prima il professor Rodotà, è la funzione sociale, cioè tutti quegli strumenti che rimuovono gli ostacoli di ordine materiale, che è la vera novità della nostra Costituzione,
senza i quali tutte le altre libertà sono delle mere astrazioni. Cioè il tema della materia viva, del vivere insieme, sono gli ostacoli di ordine materiale ed economico che nella nostra Costituzione, a partire proprio da quei beni, si mettono in discussione. Il secondo punto, il ruolo delle amministrazioni. Anche qui noi abbiamo assunto così facilmente, stando ancora in una vecchia idea di Stato, che è solitamente lo Stato di diritto ottocentesco, per cui gli enti sono enti separati, che si comportano come dei proprietari in grande con i beni pubblici, che si oppongono all'altro ente astratto, generico, il popolo. Ebbene, anche questo è assumere un punto di vista riduttivo della nozione di ente, perché sempre un grande maestro della politica del diritto ci ricordava che gli enti pubblici sono enti esponenziali che amministrano per conto terzi. Allora vedete che se noi guardiamo gli enti pubblici da questo punto di vista, noi non ci troviamo più dinanzi ad un ente che si oppone ad un altro, soggetto contro soggetto, che lottano o dialogano o in modo contrattuale si mettono d'accordo come gestire un bene. No, si tratta di far cambiare segno dall'interno alle pubbliche amministrazioni, che non decidono, non possono decidere di beni che appartengono per statuto giuridico e politico all'intera collettività, a titolo di sovranità. Questo è un punto fondamentale, ecco perché l'introduzione del dibattito politico degli usi collettivi mette in discussione due capisaldi, il tema della proprietà e il tema della decisione, il tema della sovranità e il tema degli enti che hanno concentrato e hanno astratto la decisione dal corpo sovrano. E allora si tratta di capire gli usi collettivi come possono essere resi vivi. Non si tratta, guardate, di prendere gli antichi usi civici così come erano e riportarli nell'area urbana. Significa utilizzare uno strumento che dà di fatto legittimità ad una pratica che almeno dal finire degli anni 60 del Novecento in tutta Europa ha criticato radicalmente la città. La città che da luogo di convivenza e di partecipazione era diventato un luogo di mera distribuzione di merci, era uno degli snodi della astrazione del capitale, per dirlo in termini marxiani, ma anche luogo di sfruttamento. Dalle pratiche delle occupazioni, alle pratiche dei sit-in, alle pratiche degli assemblamenti, dagli anni 60 in poi, tutta questa tradizione di lotta in cui sono rimasti vivi tutti i temi sociali all'interno della lotta urbana, trovano con gli usi collettivi lo strumento per prendere forma e per dire: noi non veniamo a contrattare la gestione di un bene, noi cambiamo segno a quel bene, uno vincolandolo alle utilità e ai bisogni e ai diritti collettivi, due aprendolo all'utilizzo delle comunità che insistono su quei beni. In quale ottica? L'ha detto bene Rodotà, un tema che riguarda il futuro, cioè le future generazioni. Noi dobbiamo tenere insieme il tema del presente, della messa in discussione dei rapporti sociali esistenti, e gli usi collettivi fanno questo, mettono in discussione un rapporto di classe, lo dico nei termini più duri che possono esserci. Perché la proprietà, così come è stata strutturata, disegna e fissa rapporti di classe. E se c'è un'altra classe che oggi non corrisponde più alle classi sociali così come le abbiamo conosciute, perché sono classi nuove fatte da precari, migranti, persone che ripensano la propria forma di genere e di relazione, questa nuova forza sociale va esattamente sul campo ancora vivo di battaglia, che resta, ahimè, ancora il campo della proprietà pubblica e privata. Allora noi, e chiudo, con il tema e con la categoria della Costituzione, è stato detto rivoluzione costituzionale, Stato costituzionale di diritti individuali e collettivi. Bene, io credo che noi rispetto alla questione costituzionale, ma la lancio come anche tema di discussione, noi ci troviamo come nel 1492, quando alcuni, partendo dal Portogallo, si trovarono su una nuova terra credendo di stare nelle Indie. Noi siamo approdati in una nuova terra politica che è lo Stato costituzionale dei diritti e dei bisogni, ma non ne siamo ancora coscienti, non ne abbiamo ancora aperto tutte le possibilità politiche, non abbiamo scavato in quella riserva politica di lotte sociali che nelle Costituzioni sono ancora fisse,
e corriamo il rischio di perdere se non ripensiamo, partendo e guardando dentro il paradigma costituzionale, uno strumento di lotta e di emancipazione, a mio parere e a parere di molti amici, amiche, compagni e compagne che stanno animando le esperienze di lotta in questa città, uno strumento che, di cui sentiremo la mancanza e il bisogno. Grazie.